Ciao a tutti, oggi prepareremo il pane con farina di tipo 1. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 1, acqua, lievito di birra, zucchero, sale e fecola di patate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Lo zucchero e il lievito e azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo 1. La fecola, e il sale. E facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, risulterà colloso. Adesso lo trasferiremo in una ciotola infarinata e lo copriremo con pellicola trasparente e lo lasceremo lievitare per un'ora e mezza. Trascorso il tempo di lievitazione, abbiamo ripreso l'impasto. Adesso andremo a formare i panini. Andiamo a infarinare un piano di lavoro. Lo infariniamo leggermente, andremo a staccare dei pezzetti e a formare dei panini o delle ciabattine, come preferite. E proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati tutti i panini, e andremo a posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Effettuiamo le incisioni su ogni panino, spolverizziamoli con un po' di semola e lasciamoli lievitare per una mezz'oretta coperti da un canovaccio. Trascorsa mezz'ora, cuociamoli in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti circa, posizionando sul fondo del forno un pentolino con dell'acqua. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servirlo. Pane con farina di tipo 1. Grazie e alla prossima ricetta.